Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina ci troviamo in piazza 20 Settembre, dove fra poco il concerto bandistico Città di Fano inaugurerà ufficialmente il Carnevale di Fano edizione 2015. E sarà in programma per le domeniche dell'1, 8 e 15 febbraio prossimo, ma non si limiterà soltanto a queste tre domeniche. Infatti sono previsti 30 eventi in 24 giorni di festa. Fra poco avrà inizio la seconda edizione del Carnevale dei Nonni e poi verso le 11 ci sposteremo in Viale Grande, perché c'è un'altra novità di questa edizione, ovvero il carnevale degli animali, Animal Friendly. Ma io mi sposterei subito, perché uno dei protagonisti di questa giornata è il club degli anziani di Sassonia. Dunque, seguitemi, ecco qua, trovo subito il presidente Giancarlo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vedo che siete ben attrezzati questa mattina. L'attrezzatura ci ha aiutato i marinai. Tutti i pescherecci di Fano. Ecco, che cosa abbiamo qua? Che cosa troviamo? Tutti i tipi di pesce, il comandante lui lì. Il comandante? È il signor Daniele. Il signor Daniele che oltretutto ha Rocco in mano, poi lo andiamo anche a presentare. Che cos'è? Sigro. È un salmone, è proprio un salmone vero, abbiamo coperto perché c'è freddo, è carnevale, certo, e cerca tante pescioline. Qua abbiamo le nostre triglie, qua i nostri fragolini, qua abbiamo delle belle spigole, dei branzini, occhio alla carretta che ci fugge. Tutto è assolutamente fresco. Questa è un'altra raggia che ho pescato proprio io. Le seppie, le gattucce. Tutto pesce fresco. Tutto pesce fresco. Questa sera sarà destinato alle tavole del club. Tutte le donnine lo caperanno e altri due marinai che vanno ad aiutare a cuocere. Stasera si fa festa, si balla, si canta, si mangia pesce fritto. E c'è Rocco che tiene compagnia. C'è Rocco, quindi ci si diverte. Sì, con Rocco sempre. Dovete sapere che quest'anno il Carnevale di Fano punterà su diverse eccellenze, tra cui il brodetto, ovvero questa zuppa di pesce fatta con il pesce povero, quindi con il pesce pescato proprio dall'Adriatico. E questo appunto è un po' il simbolo. Lei signora fa parte del club? Sì, sono la moglie del presidente io. La moglie del presidente. Bene, e quanti siete questa mattina? 14, quindi ci siamo nel gruppo. Ed è una delegazione, in realtà siete di più oppure 90-100 addirittura? Anche 120 alle volte. Quanti? Anche 120 alle volte, cucinano tutte queste donnine e tutto quello che si raccoglie è un gran sacrificio di loro, lo devolvono tutto in beneficenza e per aiutare i più poveri. Loro si divertono, cantano, ridono, ballano, vieni da qua Carla. Quindi si parla anche di solidarietà nel vostro club? Soprattutto, si aiutano molto. È bello, un bel gruppo. E che cosa organizzate? Anche degli eventi, delle feste? Ballano, le tombole, poi cos'altro si fa? Tornei di briscola? Sì, briscola, di scala. E sono tante donne che giocano, queste qui sono più forti che noi uomini. Sono competitive. Oh, e si arrabbiano pure. Ci abbiamo Rocco che ci difende. Sì, effettivamente questa mattina abbiamo anche Rocco, un bel salmone. Ecco qua, è arrivato anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. Buongiorno sindaco, metto in mezzo a voi, in mezzo al presidente. Dunque, è partito ufficialmente questa edizione del Carnevale, un simbolo della nostra città, una manifestazione in cui l'amministrazione comunale ha sempre creduto. Beh sì, è forse, senza il forse, la manifestazione più importante della città ed è giusto che la città la viva con intensità, perché il Carnevale è una festa che va vissuta, che va vissuto. E devo dire anche quest'anno, nonostante che non siano momenti facili, si è riusciti a dar vita ad un programma ricchissimo che ha avuto la capacità di coinvolgere tante associazioni, tanti soggetti, le risposte ci sono state e devo dire la cosa bella è che c'è tanta creatività. Qui sono con gli amici del Club Anziani di Sassonia, nonostante che ogni tanto il presidente si arrabbia e fa tante magie, però dimostrano sempre di essere bravi, di saper sempre avere lo spirito giusto nel fare le cose. Anche oggi, questa mattina, ci hanno sorpreso con questa bel carretto di pesce con questa bella mascherata. Dunque, lei venerdì ha firmato un'ordinanza molto importante perché vieta l'utilizzo degli ombrelli e delle bombolette spray. Perché ha fatto questa scelta? Beh, intanto perché il carnevale è creativo e hanno creato il prendigetto. In passato ci sono stati anche degli episodi che purtroppo una bambina in un occhio si è ferita con un ombrello mentre c'era il getto e quindi ho pensato per tutelare tutti, i più fragili, magari i più giovani, di vietare l'uso improprio dell'ombrello. E io spero che la gente raccolga questo invito perché il carnevale è bello, bisogna divertirsi e non bisogna farsi male. E ci sono gli strumenti come il prendigetto che è un'opera d'arte ed è anche un bel souvenir che uno si può portare a casa come ricordo e quindi sostituiamo il prendigetto
al posto dell'ombrello, che non facciamo male a nessuno e ci divertiamo tutti quanti. Assolutamente, quindi invitiamo tutti ad acquistare il prendigetto disegnato quest'anno, ci sarà una nuova edizione del prendigetto appunto che è stato realizzato da Paolo Del Signore, quindi ecco, mi raccomando, soprattutto per l'incolumità delle persone e anche per quanto riguarda le bombolette spray, perché sì, poi creano una schiuma che per terra insomma può diventare, sì, scivoloso. Possono... e quindi anche qui pericoloso. Sì, possono far scivolare le persone e quando c'è tanta gente ci si spinge, quindi noi cerchiamo, vogliamo bene alle persone. Tornando al prendigetto, volevo dire che questa è la terza edizione, quindi un suggerimento è anche quello di collezionarli, perché sono opere d'arte di un nostro artista fanese molto bravo, quindi invito a tutti ad andare a prendere il prendigetto. Senta sindaco, un'ultima battuta, perché anche nei nostri social network quando abbiamo pubblicato la sua ordinanza in tanti hanno commentato nella nostra pagina di Occhio alla Notizia di Fanu TV e molti si chiedevano se poi questa ordinanza verrà fatta rispettare, ovvero se le forze dell'ordine poi effettivamente provvederanno anche ad effettuare delle multe, altrimenti non avrebbe tutta quella valenza che un'ordinanza deve avere. Allora, è chiaro che un'ordinanza come questa è difficile farla sanzionare, è un messaggio, un invito alla cittadinanza, al senso di responsabilità dei cittadini, perché è anche quasi impossibile nel momento del getto, io voglio vedere chi è quel poliziotto, quel vigile che va in mezzo a sanzionare, è difficile farlo. Però io penso che il buon senso delle persone, perché al di là delle polemiche che ci sono state anche con la festa dell'ultimo dell'anno, che molti non hanno rispettato l'ordinanza, ma moltissimi l'hanno rispettata. Io per esempio ero in centro, ci sono stati dei botti, però in realtà molti, la maggioranza l'hanno rispettata, perché io penso che i fanesi come sempre poi fanno vedere la parte più bella di loro. Comunque da sindaco invito a tutti veramente a rispettare questa ordinanza. Bene, allora speriamo appunto nel buon senso delle persone. Grazie al sindaco di Fano Massimo Seri, io mi sposterei nuovamente da questa parte perché stanno arrivando sempre più persone. Buongiorno. Buongiorno. Anche voi fate parte del club anziani? Sì, sì, sì. No. Club anziani di Sassonia, lei no? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Quindi anche oggi è un momento di festa, un'occasione per stare tutti insieme e divertirsi. Abbiamo messo l'abbigliamento. Quindi un abbigliamento adatto ad oggi e appunto che riguarda sempre il pesce. Siamo un... siamo il venditore di pesce. Buongiorno signora, come si chiama lei? Io Gina. Benissimo, non chiediamo l'età delle signore, no, per carità, però mi dicevano prima, mi raccomando, non dite che siamo anziani perché noi siamo giovanissimi, giovanissimi. La seconda gioventù, la seconda, giusto. Sarà anche la terza. Non si chiama più Club Anziani, si chiama Centro Sociale Club Sassonia adesso. Benissimo, quindi abbiamo tolto questa parola. 150 lire però. Al chilo, sì, è in lire, sì, prezzo di una volta, prezzo di una volta, sì. Ecco, chi ha le lire può comprare il pesce, chi ha l'euro non vogliamo sapere niente. Beh, solo sarà un po' difficile, magari sta sotto il letto, una volta si nasconde, ecco, un esatto, una volta si nascondevano, oggi purtroppo si ha paura anche di nascondere sotto il letto. La mattonella non ci sono più. Che cosa è cambiato rispetto a una volta? Ma io credo il potere d'acquisto è molto inferiore rispetto a prima, no? Se avessimo in tasca 100.000 lire faremmo ancora qualcosa, ma con 100 euro volano in un attimo, no? È vero. Questa è la verità. Quindi si ricordano queste vecchie lire, forse mancano anche. Difatti abbiamo un po' ironizzato per questo. Bene, grazie mille. Ci spostiamo ancora da questa parte perché vedo qua Marcello Sparaventi alla mia destra. Buongiorno Marcello, dovete sapere che un'altra delle novità di questa edizione è un concorso di fotografia nazionale, per cui dedicato a tutti gli appassionati, sia dilettanti che professionisti, e quindi aperto a tutti. Il simbolo di questo concorso fotografico nazionale Carnevale di Fano è un braccio che sorregge un cappello, come potete vedere, alla ricerca delle caramelle, sì, perché le caramelle sono appunto il simbolo, uno dei simboli del nostro Carnevale di Fano. Questa immagine da dove è stata ripresa? Bene, sono molto contento di far vedere agli amici di Fano TV questo libro veramente introvabile, è il libro più bello che è uscito sul Carnevale. Vogliamo fatto, sfogliarlo? Ecco, sfogliamo. Perché sono immagini inedite, sì, e davvero introvabili. Sono immagini degli anni 70, e anche dal punto di vista linguistico sono veramente innovative. Sono, rappresentano, ecco, un'indagine estetica e sociale sul Carnevale.
Cerchiamo di sfogliarlo insieme. A che anno risale? Allora, sono gli anni 70. Il libro è uscito nel 81, è stato fatto dal fotografo Paolo Talevi con lo scrittore Marco Ferri. Ecco, questo libro ci ha dato quindi l'input di trovare un'immagine giusta, efficace, per rendere questo concorso insomma più indagatorio dal punto di vista del carnevale, quindi non solo aspetti goliardici, ma veramente la vita della città, come qui c'è un esempio, l'abbiamo visto, il Club Sassonia, che in maniera divertente fanno vedere i prodotti di cui vivono e il loro modo di stare in società. Ecco, già quindi dalla mattina al Carnevale di Fano si possono trovare delle fotografie molto interessanti che poi colpiranno il presidente di giuria, che verrà qua il 6 di marzo al foyer del teatro per premiare le migliori immagini. Tano D'Amico è il presidente di giuria, un fotoreporter di rilievo internazionale, e ha accettato molto volentieri di dare il suo contributo per rendere più importante questo concorso. Ecco, quindi un'occasione imperdibile per poter esprimere appunto la propria arte. Bisogna inviare da 1 a 20 foto ad una mail, poi anche nel sito di Carnevale di Fano, carnevaledifano.eu.com, potrete trovare tutte le informazioni. Quindi ecco, basta poco, ci si diverte, si fotografano i momenti più salienti come le mascherate, i vari riti eccetera, e poi con un semplice clic basta inviarle. Sì, e poi tutti possono partecipare, quindi utilizzando macchine anche digitali compatte da pochi soldi, insomma, le reflex, ma anche i telefonini. L'importante è usare la massima risoluzione, in modo che queste immagini comporranno un meraviglioso archivio per il nostro Carnevale di Fano. Benissimo, grazie ancora Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia. Io sento arrivare in lontananza il complesso bandistico Città di Fano, che appunto, come vi dicevo poco fa, aprirà ufficialmente questa edizione. Un'edizione, come sapete, ormai storica, perché il Carnevale viene festeggiato ormai dal 1375, comunque sia tantissimo. Poi abbiamo anche Enrico Tosi, che lui è proprio uno storico del Carnevale di Fano, e più tardi ci racconterà anche alcune curiosità di questo Carnevale. In questo momento non lo vedo con me, però sappiamo, mi dicono che da laggiù sta arrivando il complesso bandistico. Andiamo a vedere? No, in centro non c'è nessuno. Ecco, come vedete alle mie spalle ci sono anche tantissimi stand con i prodotti tipici del carnevale. Dunque, ci spostiamo qua giù, ecco la banda che sta arrivando, scusate intanto le spalle, ci spostiamo, siamo dunque in piazza 20 settembre, come potete vedere da queste immagini, siamo circondati da questi stand con i prodotti tipici marchigiani, quindi anche le eccellenze enogastronomiche vengono esaltate durante questa edizione del Carnevale di Fano, così come è successo negli anni precedenti. Ecco, vediamo dai formaggi, ai salumi, alla frutta, alle spezie, erbe, tè, e ce ne sono davvero per tutti i gusti. Vediamo anche pasticcini, biscotti, ce ne sono tantissimi, per cui vi invitiamo a venire qua in piazza 20 settembre. Dunque, c'è il maestro Giorgio Caselli che sta preparando la banda, io quindi lascerei un attimo la parola, per così dire, la musica a loro. Dov'è? Aiuto. Stiamo aspettando Marco Giannelli, per la cronaca stiamo aspettando Marco Giannelli, che non è pronto. Dritto. Thank you.
tutto. Ti fa far la velina, aspetta pure. Visto? Domani stiamo usando così una volta di là. Il cappello quello con la di questa città. Come va questa mattina? Comincia ufficialmente dopo tanto lavoro, il carnevale prende il via. È molto caldo, però siamo contenti perché non piove, il tempo tiene. Sì, molto lavoro, credo che sarà una bella edizione del carnevale, è stato fatto tutto con grande cura dalle carnevalesche e dai collaboratori, si respira un clima di festa, già la gente ha anche voglia, nonostante la temperatura, di partecipare, quindi io mi aspetto una sfilata molto bella. Dobbiamo dire anche che la città di Fano offre davvero tantissimo anche dal punto di vista della cultura. Infatti sono state organizzate anche delle visite guidate alla città di Fano. Sì, noi abbiamo delle visite guidate per le 3 domeniche di carnevale, quindi si aprono i monumenti, si apre il museo. Ieri c'è stata una bella serata d'umorismo al Teatro della Fortuna, molto partecipata, quindi cerchiamo di far respirare tutta la città con questo evento. Quest'anno è partito anche un gemellaggio con una vicina città, infatti il Carnevale di Fano è già partito domenica 25 in un'altra città. Beh, noi siamo andati a Candelara, per esempio, a Candelara, che è una realtà turisticamente interessante perché hanno avuto delle idee molto brillanti, grandi incassi con delle idee abbastanza semplici ma collegate alla tradizione. C'è una bellissima mostra di pittura che parla del carnevale con manifesti e con bozzetti dei carri, con elementi interessanti, e poi c'è il fascino di questo borgo Santa Lucia nel nucleo di Candelara, molto interessante. Anche lì serve per far permeare di più la sensibilità nei confronti del carnevale in territori vicini che magari hanno un'altra tradizione. Grazie al vice sindaco Stefano Marchegiani, lo rincontreremo più tardi. Io intanto vi lascerei godere ancora di questa canzone, come sentite in sottofondo, del complesso bandistico Città di Fano. Intanto mi sposterei, perché ovviamente altri protagonisti del Carnevale di Fano sono ovviamente i bambini. Buongiorno. Buongiorno. Anche lei ha portato sua figlia al carnevale. Sì. Come si chiama? Emma, la bambina. Emma, eccola qua, Emma, bellissima. Ciao Emma, ciao. Quanti anni ha? Ha 2 anni. Ecco, come mai decidete di portare vostra figlia al carnevale? Pensate che possa in qualche modo divertirsi anche, nonostante la sua età, perché è giovanissima? Certo. Sì, e cogliamo l'occasione anche di fargli vedere qualcosa di diverso, visto anche che ha 2 anni, sì. Per lei è tutto nuovo. Però non è mascherata. E perché noi, venendo da Villanova, pioveva, quindi eravamo titubanti, proviamoci, e allora ci abbiamo provato. Così. Quindi su pioveva, ma qua ci assicura il presidente Luciano Cecchini che non farà una goccia, quindi oggi il carnevale si svolgerà regolarmente. Grazie mille e buon divertimento a entrambi. Grazie. A voi. Dunque, ci spostiamo, andiamo a vedere, perché alla mia destra c'è, oh che amore, invece vestita, ciao. 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 Oh. Come ti chiami? Nani. Dani. Dani. Daniela? Sì. Quanti anni hai? Intanto. Troppe domande, hai ragione. Hai suono, allora lei è... Ah, ecco. Sì, sì. Come mai invece lei ha deciso di mascherare sua figlia? Beh, per il carnevale. Perché in realtà con il passare degli anni un po' questa cosa è andata scemando, esatto. Sarebbe bello invece vedere i bambini tutti mascherati, non solo, anche gli adulti, è un modo in più per divertirsi. Assolutamente sì, per lei teniamo insomma le tradizioni di quando eravamo piccoli noi, i nostri genitori, eccetera, quindi... L'ha portata al carnevale anche gli anni precedenti, cioè, piccolina sempre. Comunque? Sì, sì, da quando aveva 5-6 mesi, adesso ne ha 2 e mezzo... E questo è il 3° anno per lei. Sì, sì. E parteciperà anche oggi pomeriggio alla sfilata? Se non sarà troppo freddo, certo. Speriamo di sì. Sì, sì, sì. Buon divertimento. Grazie. Ciao Dani! Ciao! Bellissima coccinella. Buon divertimento! Ecco, magari anche lei riuscirà a prendere qualche caramella. Io vi vorrei parlare un attimo dei numeri di questo carnevale, perché dovete sapere che oltre a queste 3 sfilate ci saranno innanzitutto
ben quattro carri allegorici che arriveranno ad un'altezza addirittura fino a 18 metri, non solo, perché poi ci saranno tanti altri carri di seconda categoria, ci saranno delle mascherate bellissime, quindi vi invito a vedere oggi pomeriggio queste sfilate. Dunque, siccome più tardi, ciao, più tardi si svolgerà il carnevale degli animali, ecco lei, è il mio cucciolino, infatti mi riconosce. Ciao Tessa, ciao! Più tardi ci sposteremo infatti al Ponte Storto. Ciao Tessa, ciao! Anche tutti i proprietari degli animali che volessero partecipare, più tardi ci ritroveremo appunto come raduno al Ponte Storto e eseguiremo una passeggiata fino all'Arco d'Augusto. Però io continuerei intanto ad andare a intervistare qualcuno. Ci sono anche, ecco, eccoli qua, buongiorno. Buongiorno. Siete di Fano? Sì. Quindi ormai avete vissuto per tanti anni questa manifestazione? Sì, tanti, tanti. Che cosa è cambiato negli anni? Dal 95, quando ancora si pagava il biglietto, io ero alla cassa. Ma ha sentito che il prossimo anno forse ritornerà a pagamento? Che cosa ne pensa? Male. Perché questa non è una festa dove se cosa, come se può dire, dove si mangia, tutti. Aperta, questa è una festa aperta a tutti, è un carnevale e deve essere così, un momento di aggregazione, diciamo, di divertimento per tutti, per tutti. Io quindi, no, indipendentemente, io perché non ho i nipoti qui a Fano, perché se no cinque, un po' a Ancona, un po' a Civitanova, un po' a Calcinelli, se no li avrei portati. Io per il mondo. Ecco, ma raccontatemi una volta come si prendevano queste caramelle, questo oggetto, che anche quest'anno saranno ben 200 i quintali di dolciumi che verranno gettati dai carri. Con le mani, a spentoni. Si utilizzava anche questo grande telo che si teneva da parte a parte e poi cadevano dai terrazzi, quelli tenevano i teli. E invece gli ombrelli si utilizzavano? Sempre utilizzati, però fanno bene toglierli. Ecco, quindi siete d'accordo con l'ordinanza del sindaco, esatto, di Fano? Esatto, sì. Perché sono pericolosi. Esatto. Soprattutto per i bambini. Anche per i grandi. Perché... E anche per i grandi, assolutamente. Sono ritornati gli amici del club di Sassonia, ovviamente la banda adesso si sta spostando, noi piano piano ci muoveremo e andremo in Viale Gramsci. Dunque, andiamo, guardate chi c'è alla mia destra, il presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Fano TV, finalmente il sole è arrivato e quindi che dirvi, buon carnevale a tutti, vi aspetto in Viale Gramsci, tra pochi minuti la grande sfilata dedicata ai nonni e poi il pomeriggio la nostra primo grande corso mascherato. Presidente, ci assicuro oggi pomeriggio ci sarà il sole. Sole e 14 gradi. Speriamo bene, incrociamo le dita. Buon intanto carnevale. Ci muoviamo, passeggiamo dietro il concerto bandistico Città di Fano. Presidente, resti qui a fianco a me perché lei è la figura portante di questa manifestazione e ricordiamo che voi non smettete mai di lavorare perché sono 12 mesi all'anno di lavoro e vorrei ringraziare anche da parte sua, da parte di tutte le persone che collaborano a questa manifestazione. E sono tante perché oltre 600 volontari sono schierati in tutto il circuito del carnevale per il nostro carnevale, il carnevale di Fano, bello da vedere e dolce da gustare. Anche quest'anno saranno ben 200 i quintali di dolciumi che verranno lanciati. 200 quintali di cioccolata perugina, 60 quintali a passa ogni domenica per tutti voi. Dunque, dicevamo, oggi ci sarà questa seconda edizione del Carnevale degli Anziani, invece le prossime domeniche saranno dedicate ai bambini? Tutte le scuole di tutti gli ordini e gradi della città sfileranno l'8 e il 15 appunto al Carnevale dei Bambini e la novità di oggi invece alle 11 vi aspetto in via Roma per il Carnevale degli Animali. Gli amici a quattro zampe saranno con noi per un ritrovo, per lanciare un messaggio, adottate un cagnolino dei nostri canili. Assolutamente, poi ne parleremo più avanti, intervisteremo anche Simona Moraccini che è la presidente appunto di questa associazione Melampo che gestisce il canile. Ci vogliamo intanto spostare piano piano, andiamo in Viale Gramsci, no, ci vediamo più tardi. Un saluto a tutti, eh.
Allora facciamo così, lanciamo, direttore, vogliamo lanciare uno dei nostri servizi? Benissimo, anzi direi di fare così, lanciamo uno speciale che riguarda la lotteria del carnevale. Ecco la presidente Katia Amati, che poi fermeremo, presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, perché tanti saranno anche gli eventi che si svolgeranno a teatro. Dunque, intanto, mentre mangiamo lo speciale dedicato alla lotteria del carnevale, diciamo che qua nel frattempo è possibile acquistare biglietti. Senz'altro, in tutto il circuito ci sono tutte le associazioni che vi offrono il biglietto e il prendigetto, quindi amici, mi raccomando, lasciate a casa l'ombrello, ma munitevi di prendigetto per i quintali e quintali di cioccolate. Buon carnevale, a dopo! Grazie presidente, a fra poco! Dunque, in questo momento ci troviamo a metà di viale Gramsci, un viale già affollatissimo di persone. Come vedete alle mie spalle stanno cominciando a sfilare le mascherate, la banda, e ci sono anche altre persone proprio vestite che stanno per affrontare e passeggiare lungo viale Gramsci. Cominciamo ad avanzare anche noi. Come vedete alla mia sinistra sono con Enrico Tosi, che è uno studioso del carnevale di Fano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, sicché lei è appassionato di carnevale, ma non solo quello della nostra città. È vero, da qualche tempo mi occupo anche di altri carnevali, perché in questa maniera riusciamo anche a capire perché a buon diritto Fano può essere definita la città del carnevale. Ecco, ma come mai questo interesse? Quando gli è nata questa passione così forte? È una decina d'anni, perché io sono sulla scia di altre persone che hanno nel tempo approfondito la materia, l'hanno resa anche molto, diciamo, nota a livello nazionale. Quindi da una decina d'anni ho cominciato a frequentare questa materia, a frequentare gli archivi di Stato e così via. E diciamo che è una miniera di informazioni, di dati che hanno una valenza non solo di carattere culturale, ma anche di carattere economico, perché non dimentichiamo che in epoca, diciamo, moderna, perché le radici del carnevale di Fano affondano nel Medioevo, ma quello che possiamo definire il carnevale moderno, che secondo me può cominciare verso il 1871, beh, in quella data è nata la società carnevalesca, che aveva come scopi, diciamo, quelli di unire il divertimento con, diciamo, l'economia, ecco, esatto. In termini molto concreti. Dovete sapere che Enrico ha revisionato tantissimi testi, li ha inseriti in una banca dati assieme a delle immagini, e sono delle schede in continuo aggiornamento. Questi documenti dove possono essere guardati, o perlomeno se possono essere consultati da tutta la cittadinanza? Chi è attrezzato dal punto di vista informatico può consultare la banca dati La Valle del Metauro, all'interno della quale c'è un capitolo dedicato al carnevale, e lì sostanzialmente c'è tutto. Se però è necessario fare, diciamo, una consultazione di tipo tradizionale, nella sede della Carnevalesca è conservato tutto quanto l'archivio cartaceo, con, diciamo, 260 cartelline, ognuna dedicata alle altrettanto edizioni del carnevale documentate, ma non sono soltanto quelle, perché le ricerche stanno evidenziando altro materiale che sarà via via inserito. Dunque, il nostro carnevale è bello da vedere, dolce da gustare, ma come potete vedere anche voi nel sito www.lavalledelmetauro.it, tante realtà sono le informazioni presenti in questo sito, e il carnevale in realtà è tanto di più. Certo, non soltanto bello e dolce da gustare, ma anche, io direi, gentile, soprattutto se messa a confronto con altre manifestazioni di livello nazionale che, diciamo, dimostrano iniziative abbastanza, diciamo, violente pure. E qui, diciamo, la gentilezza la si può notare consultando sempre l'archivio storico, che dice che, per esempio, beh, si lanciavano i fiori, però molto prima, e l'abbiamo constatato questo addirittura in un documento del 1720, si lanciavano i confetti. Consideriamo che a quell'epoca la fame era tanta, quindi c'era qualcuno evidentemente di alto livello sociale ed economico che poteva consentirsi di lanciare alla folla i confetti. Bello. 1720, e il documento originale è visibile nella banca dati nell'anno 1720. Benissimo. Non solo gentile, ma io direi anche solidale. Vero.
È una tradizione che va avanti da tempo, da sempre possiamo dire, perché è documentato che, per esempio, a fine Ottocento i soldi raccolti con le tombole venivano dedicate alle zitelle, cioè le ragazze da Matilde. Per noi zitella ha assunto un significato, diciamo, anche abbastanza negativo, però si intendevano le ragazze al di sotto dei 20 anni sostanzialmente, quindi loro avevano in questa occasione le doti. Le doti, sì. Un carnevale che comunque è sempre rimasto solidale negli anni, perché si sono sempre aiutate le persone più in difficoltà, le persone bisognose. Ma un'altra curiosità, il carnevale si è sempre svolto in questo viale? No, questa è in edizione moderna, diciamo in passato era in centro storico, quindi abbiamo delle immagini, delle fotografie degli anni 30, degli anni 20 anche, che fanno vedere il corso che si lava. La sfilata che era in corso Matteotti, però ecco, questa è un'evoluzione. Sappiamo anche che una volta c'erano altre manifestazioni e c'erano delle gare anche, per cui si correva, o pensi che erano le gare degli uomini ignudi, così definiti. E come mai? È carnevale, quindi è evasione, quindi è stravolgimento della realtà. E poi con il freddo correvano nudi. Correvano da praticamente dove è ora il seminario e arrivavano davanti al Duomo. E chi vince? Questi erano, c'era la corsa alla spada. Il primo aveva una spada, diciamo, ricoperta d'oro, primo premio. E l'ultimo una spada di legno. Insomma, è divertente. Ecco, ma ci dica, una volta le persone venivano mascherate oppure come oggi soltanto bambini? Io credo che questa tradizione si sia un po' persa negli anni. Ma io non so se in epoca antica potevano permettersi il lusso di mascherarsi con... No, questo non lo so dire, perché sono elementi che non mi risultano dalle ricerche che ho fatto. Ecco, quindi no. Però quello che è sempre rimasto, oltre alla solidarietà, è questo divertimento, soprattutto un momento di aggregazione. Certo, un momento di evasione, di tutto, insomma. Ecco. Nel corso dell'anno è necessario, non dimentichiamo che questa tradizione del carnevale ha radici antichissime, in epoca pre-cristiana, quindi il cristianesimo l'ha adattato alla sua esigenza, quindi quello che abbiamo adesso ha le radici nell'antichità, ma poi si è evoluta nel tempo e è diventato quello che sappiamo adesso. Ora è soprattutto un grande spettacolo. Benissimo, dunque un carnevale che continua a svolgersi da ben 7 secoli. Tante sono le tradizioni, tanti sono gli eventi che sono accaduti negli scorsi anni e per fortuna ci sono persone, appunto come Enrico, che continuano a conservare questi documenti importantissimi. Ricordiamo che c'è un documento che attesta che il carnevale è assolutamente quello di Fano il più antico d'Italia. Più antico è difficile dirlo perché, ripeto, le tradizioni sono addirittura pre-cristiane, quindi dappertutto c'erano queste manifestazioni. Noi possiamo dire che il documento che può portare la città di Fano è quello datato 1347. Probabilmente in altre città ci saranno altri documenti, però dalle ricerche che ho fatto non vedo che vengano, non risultano esibiti questi documenti, quindi certo, possiamo dire che è sinceramente uno dei più antichi del mondo. Assolutamente. Bene, io ringrazio ancora Enrico Tosi, questo storico del Carnevale di Fano, per averci fornito tutte queste informazioni e anche curiosità. Le auguro un buon proseguimento, quindi buon Carnevale. Grazie mille, arrivederci. Dunque io vi vorrei parlare di alcuni numeri, come vi dicevo poco fa, del Carnevale di Fano, perché quest'anno ci saranno 3 grandi sfilate, l'1, 8 e 15 febbraio, saranno ben 4 i carri allegorici di prima categoria, alti fino a 18 metri, che sfileranno già da oggi pomeriggio qui in Viale Gramsci. Da questi carri verranno gettati ben 200 quintali di caramelle, ovviamente suddivisi per le 3 domeniche, e per la prima volta verranno gettati sulla folla, lanciati sulla folla anche dal carro della musica rabita. Musica rabita che quest'anno compie ben 92 anni. Dunque, proseguiamo fra poco con i numeri del Carnevale di Fano, perché come potete vedere alle mie spalle ci sono tantissimi cani che quest'anno sono mascherati, perché un carnevale è dedicato anche a loro. Guardate che belli,
anche vestiti, decorati. Buongiorno. Buongiorno. Come mai avete deciso di partecipare? Perché ormai sono come parte della nostra famiglia, quindi è giusto che anche loro si divertano. Assolutamente. Quanti anni ha? Lei ha un anno, quella piccolina. Quella piccolina? Sì, abbiamo 3 mesi, 5 mesi. Ah, scusa, lei, infatti guardavo. Li abbiamo un po' tutti assortiti. Che razza è? È un bovaro del Bernese. Di dove siete voi? Siamo di Fano, tutti Fano, sì sì, siamo... Ci riuniamo. Abbiate un bel giardino per poterli tenere tutti. Ah sì, più che altro ci vuole una gran passione, cioè ci vuole un sacco di tempo da dedicarli. E avete appunto comperato anche queste alette a pettamaia, guardate qua, coccinelle, guardate che belli, ciao, ciao, morbidissimo, ciao. Quindi sono tantissime le persone che già vogliono presenziare a questa prima edizione del carnevale dedicato agli amici a quattro zampe, carnevale animal friendly. Venite a vedere se riesco a passare, guardate che carino anche lui, ha un cappellino posizionato sopra, vedete, basta poco per rendere felici i nostri amici a quattro zampe. Buongiorno. Buongiorno. Anche lei ha deciso di portare il suo cane? Sì, non volevo, ma mi sono fatta convincere. L'hanno trascinata? Lino e un papillon c'ha anche. Ah, bene, anche sotto. Sì, sì, sentite quanto è cioè, no, voi non potete sentire, però è davvero fantastico. Anche dietro l'operatore Alessandro Belli ce ne sono tantissimi altri di animali, di amici a quattro zampe. Venite con me, vi prego. Guardate questo quanto è bello. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Matilde. Matilde, una femminuccia, è davvero piccola. Due mesi e mezzo. E ha deciso di mascherare anche lei con una, diciamo così, la coccinella. Giusto, per entrare nello spirito del carnevale. Fino a quanto può crescere? Diventa esattamente come loro? Dunque, guardi, per maggiori informazioni lei ha l'allevamento, quindi può... Ah, lei ha proprio un allevamento. Ecco, allora chiediamo di dove sono. Buongiorno, siete di Fano? Siamo sì, tutti di Fano, zona limitrofe. Siamo un gruppo di amici e spesso ci incontriamo e quando ci sono queste manifestazioni ci piace partecipare. Quindi avete accolto ben volentieri questa iniziativa? Assolutamente sì, quando si possono portare gli animali noi ci siamo sempre. Quindi non si divertiranno solo gli adulti ma anche i nostri amici a quattro zampe. Grazie mille. Ci sono ovviamente tante altre razze, come vedete qua, altri cucciolini, buongiorno. Anche voi con i vostri amici? Sì, infatti, siamo venuti qui a vedere la sfilata dei cani della Melampo, comunque, con i miei 3 cani presi dal canile. Dal canile? Sì, anche li ho presi tutti che erano adulti, anzi anche anziani. Lui ha 14 anni, l'ho preso, aveva 12. E lui a 10 l'ho preso, aveva 9 anni. Solo lei l'ho preso da cucciola. E che cosa vuol dire? Che cosa significa avere un animale dentro casa che diventa parte integrante della famiglia? Sì, sì, infatti. Io comunque sono anche volontaria del canile di Fano. E sono proprio appassionata. Grazie, buon divertimento. Grazie mille. Bene, proseguiamo. Purtroppo ci sono le musiche dei carri che sono davvero forti. Questo è il Pujardon, un pupo che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo. E siccome anche quest'anno ci saranno le elezioni regionali, buongiorno, buongiorno. Ecco qua, aiuto, c'è spirito di divertimento, oggi di festa, buongiorno, venga qua, di dove siete? Belocchi, Fano, Belocchi, anche buongiorno signora, buongiorno, anche voi avete deciso di partecipare e di divertirvi questa mattina, certo, perché, come mai? Perché siamo nonni e siamo divertiti. Siete tutti nonni? Io non l'avrei detto, siete giovanissimi, giovani soprattutto dentro, questo spirito di divertimento. Come sempre. Grazie. Signora, questa è la nonnina più bella del paese. Più bella di Bellocchi. Abbiamo anche delle altre, signora. Abbiamo anche delle altre. Avete anche però una bimba. Anche la nipote, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama sua nipote? Viola. Ecco, intanto
proseguiamo giustamente perché la sfilata prosegue, altrimenti si fermano tutti. Tu sei una fregna ancora, aspetta che arrivi. Perché ha cambiato lui, ma è sempre quella. È sempre quella. Avete sempre partecipato al carnevale tutti gli anni? Due volte, al secondo anno. Seconda, ancora siamo in prova. Ma presenzierete anche oggi pomeriggio? Può darsi di sì. L'aspettiamo a Tonelli. Ah, benissimo. Dunque, grazie mille e buon divertimento. Ciao! Ciao, ciao! Allora, proseguiamo perché... Buongiorno anche voi! Come mai avete deciso di partecipare? Siamo anche l'anno scorso, abbiamo partecipato, siamo stati in compagnia. Per partecipare a questi momenti di festa e di allegria? Siamo nonni, diventiamo ragazzi, diventiamo bambini. Esatto, perché questa appunto è la seconda edizione del carnevale dedicato ai nonni, quindi una bella iniziativa. Sì, molto bella. Grazie mille, buon divertimento anche a voi. Dunque vediamo dietro che proseguono gli amici del club di Sassonia. Giù in fondo arriveranno pupi, carri e quant'altro. Come vi dicevo poco fa, questo è il bugiardon, ovvero il pupo che sta aprendo la sfilata. Oggi pomeriggio, oltre al pupo, ci saranno anche il gruppo storico La Pandolfaccia, che aprirà questa edizione 2015 del Carnevale di Fano. Ma non solo, perché ci saranno tante sorprese, tanti ospiti, tanti eventi, tanti appuntamenti. Qua continuano ad arrivare tantissimi amici animali, ci saranno anche ben 13 cani del canile municipale di Fano, anche per incentivare le persone ad adottare questi animali. Eccoli qua che arrivano. Il raduno sarà al Ponte Sordo, per cui fate ancora in tempo, tutti coloro che hanno un cane potranno partecipare. Dunque, io ne vedo qua uno vestito in un modo molto particolare. Ah, buongiorno, l'infermiera di Famiglia Nova. Sì, ciao. E come state? Abbastanza bene, un po' freddo per loro. Sì, però tutto ok. Però. Ci sono tutti o sono soltanto... Solo un po', perché abbiamo alcuni ammalati per cui non sono potuti venire e quindi... Intanto scusa, ti chiedo, continuiamo a camminare così riescono a proseguire anche tutti dietro, piano piano. Dunque, si continua a partecipare, Famiglia Nova fa sempre, organizza sempre tanti eventi durante tutto l'anno per questi anziani. La nostra coordinatrice. Esatto, salutiamo anche Deborah De Angelis, che oggi è fuori. Certo. Dunque, quanti anni hanno? C'è anche qualche centenario in mezzo a loro? Pierino, che ha 99 anni, che se dopo è dietro, se vuoi ti faccio vedere chi è. Benissimo, sì, così se riesce ed è disponibile a noi gli faremo anche qualche domanda. Dov'è Pierino? Dunque, andiamo dalla signora col cappello rosso. Oh, Pierino, buongiorno. Buongiorno. Lei mi hanno detto che sta per arrivare ai 100. Come sempre. Però la vedo in grande forma. Assolutamente. Sono vecchio. No, no, lei è un'enciclopedia molto importante soprattutto per noi giovani e quindi anzi benvenga perché servite anche per tramandare tutte le tradizioni. Gli auguri ai giovani. Noi auguriamo anche a lei tantissima salute, anzi tantissima vita davanti a lei e mi raccomando, giorno del suo centenario ci avvisi che saremo presenti. Buon divertimento! 99! Ci siamo quasi, buon divertimento, arrivederci, salve. Dunque, raggiungo gli operatori. Ok. Buongiorno, buongiorno, anche il nostro collega di Fanno TV, Filippo Pucci. Ecco qua, continuano le mascherate, questa è dedicata ad Oltremare. Infatti tutti coloro che acquistano il biglietto per la tribuna poi potranno entrare gratuitamente ad Oltremare appunto. La prossima estate. Cominciano tutte le mascherate dedicate appunto ad Oltremare, all'acquario di Cattolica. Io vorrei ricordare anche che durante tutto l'anno ci sono tantissime persone che collaborano, che lavorano per realizzare queste mascherate. Un Viale Granci che sta... Si sta affollando, tantissime le persone. Ecco qua, questi invece sono quelli dedicati all'Italia in miniatura, stanno passando. Oh, e vedo due persone ancora più alte di me, buongiorno! Riuscirò a far ripartire? Sì, tu
studi, dove siete? Di Fano. Di Fano anche voi? Sì. E qua di intrattenere i presenti. Esatto, sì, siamo dietro la mascherata dei parchi della Romagna e noi siamo qui a fare i bambini che si divertono tanto. Ciao, un saluto, ciao, grazie. E dunque proseguiamo con i Minions a Fano, scusate ogni tanto le spalle. Eccoli qua, buongiorno. Buongiorno. È il portabandiera di questa sfilata? Sono la portabandiera generale, sì. Ecco, da quando esiste questa associazione? Questa è la 31ª mascherata che facciamo. 31ª? Però, tantissimo. Sono 30 anni e 31 mascherate. E continuate ancora con questa tradizione? Ormai, non possiamo fare a meno. Benissimo, buona giornata, arrivederci. Eccoli qua, coloratissimi, gialli, ognuno che rappresenta un personaggio diverso. Buongiorno, buongiorno. Tanti sono anche bambini, come vedete qua ci sono anche delle bambine mascherate. Buongiorno signora, buongiorno, come si chiama sua figlia? Elena. Elena, mascherata anche lei, complimenti, è bellissima. Buona giornata, ciao, buon carnevale. Ecco qua, sta arrivando questo carro, ciao! Lui ormai è storico, è presente in tutte le sfilate del nostro carnevale che guida sempre i carri più belli. Buon lavoro, buon lavoro. Questo è il carro dedicato al brodetto. Infatti, come vi dicevo un'oretta fa, quest'anno vengono valorizzate le eccellenze della città di Fano. Brodetto di pesce che potrete assaggiare anche nel palabrodetto che trovate all'interno della zona Pincio. Eccolo qua. Ci sarà ovviamente Daniele Bocchini, lo chef che è arrivato al carnevale, pronto a prepararvi questa zuppa cucinata con il pesce povero. Io mi sposterei perché qua c'è ancora il nostro presidente Luciano Cecchini. Presidente, come sta andando? Sta andando molto molto bene. Stanno passando qua davanti a noi gli amici di Montegranaro. Montegranaro con questa bellissima mascherata, saranno con noi anche oggi pomeriggio e sicuramente anche domenica prossima. Benvenuti a Fano! Molto molto bene, la gente sta arrivando e che dire, poi il meteo mi hanno informato che dovrebbe arrivare anche il sole, dai! Dunque ricordiamo che intorno alle 15 ci saranno tre botti tradizionali che apriranno le sfilate e poi via via che cosa succederà? Alle 15 in punto i tre botti daranno il via al carnevale in una nuova maniera, non mancate. Benissimo, dunque questi tre botti daranno il via alle sfilate che comprenderanno la sfilata di presentazione, poi ci sarà la sfilata del getto ed infine la tradizionale illuminaria, dopodiché ci si sposterà in piazza 20 settembre dove si esiberanno il Diavolo e l'Acqua Santa, un gruppo davvero formidabile. E poi l'estrazione della lotteria del carnevale, quindi acquistate i biglietti. Ecco qua tante bambine, buongiorno, ciao, ciao! In tanti che si divertono, insomma si divertono non solo i bambini ma anche gli adulti. Anzi, ci divertiamo più dei bambini! Benissimo! Proseguiamo, ma qua c'è anche un uomo, quindi il leone. Sono il leone, sì. Mi hanno... Il re del gruppo. No, sì, però in realtà non so proprio il re, perché mi hanno sfruttato, sono l'unico maschio del gruppo, ma devo assorbirmi le linci, le leonesse, i tigrotti. Dovrebbe arrivare il cacciatore che si è perso, l'abbiamo perso nella savana insieme alla lince, non vorrei che il cacciatore e la lince, adesso non voglio dire niente, quindi ci siamo trovati un po' persi, però adesso ci riorganizziamo. Speriamo che il cacciatore dunque rimanga ben lontano. Sì, sì, il cacciatore anche perché gli abbiamo tolto il fucile in parte, perché sai, noi siamo molto ironici su questa cosa. Grazie, ciao, ciao. Ecco, proseguiamo con un altro carro, questi ovviamente sono quelli di seconda categoria, poi oggi pomeriggio potrete vedere quelli alti anche fino a 18 metri. Come vedete davanti ai carri ci sono delle ragazze che stanno ballando, infatti tanti saranno i gruppi che intratterranno i giganti di cartapesta, coloratissimi. C'è stato un grande lavoro durante questi mesi, ma in realtà l'ente carnevalesca lavora durante tutto l'anno, quindi un complimento va tutta l'organizzazione. Dunque guardiamo chi sta per arrivare, siamo a posto, per cui ecco, si è appena conclusa questa sfilata, ovviamente faranno il giro e poi torneranno indietro. Fra pochissimo invece ci sposteremo al Ponte Storto, dove da lì partiranno tutti gli animali. Che cosa facciamo? Lanciamo un
Benissimo, sì, facciamo così. Vi facciamo vedere un servizio del telegiornale che abbiamo realizzato i giorni scorsi proprio sul Carnevale di Fano. A fra poco. Dunque, bentornati, come vedete alle mie spalle siamo circondati da tantissimi animali, tantissimi cuccioli, cani, ma non solo, perché ho visto anche un gattino. Dunque, Presidente, possiamo dire che quest'anno... Direi proprio di sì, che così quest'anno non si può dire che al Carnevale di Fano non c'è un cane. Giustissimo, guardate qua quanti sono, sono meravigliosi. Io vorrei chiamare Simona Maroccini, eccola qua. Simona, vieni pure. Lei è la presidente dell'associazione Melampo, Melampo Olus, che gestisce il canile comunale di Fano, un canile municipale che purtroppo è affollatissimo perché causa la crisi, causa altri problemi. Molte persone tra chi abbandona, ci sono diversi problemi, insomma, fatto sta che questi animali attendono di essere adottati. Sì, buongiorno a tutti, sono Simona, questi cani attendono di essere adottati, avete visto, sono meravigliosi, nemmeno io mi sarei mai potuta aspettare una cosa del genere. Dunque, vogliamo fare una panoramica, quali sono le razze? Sono meticci. Meticci, sono tutti meticci, sono i cani più belli del mondo i meticci. E sono adorabili, dobbiamo dire che anche noi i giorni scorsi abbiamo mandato in onda su Occhio alla Notizia un servizio appunto dedicato, abbiamo potuto vedere di persona la situazione e l'atmosfera che si vive all'interno del canile, davvero stanno attendendo tanto calore e tanto amore. Lo meritano tutto e devo dire la verità, non basta, noi siamo qui perché vogliamo una casa per ognuno di loro. Perché sono deliziosi, sono equilibrati, sono educati, sanno stare in mezzo alla gente. Io non me l'aspettavo nel modo più assoluto e ce ne sono altri 200 così. Altri 200. Invece qua oggi quanti ne avete portati? Ne abbiamo portati 13. E ne abbiamo portati 13, li abbiamo, come potete vedere, vestiti per fare in modo che si vedesse che sono cani di canile e si potesse vedere quanto sono carini, educati e in gamba. E sicuramente oggi saranno anche più al calduccio, questo dobbiamo dirlo. Direi di sì. Bene, dunque io andrei a chiedere anche, ci sono padroni oppure qualche tua collaboratrice che ci può dire il nome, quanti anni ha, ecco, qualche notizia generica. A chi ci possiamo rivolgere? Dunque... Ecco, intanto c'è il nostro operatore che sta riprendendo tutti questi cagnolini che sono davvero adorabili. Ecco, ciao, qual è il tuo nome? Benedetta. Ecco, chi hai con te? Valencia. Valencia, quanti anni ha? Valencia, quanti anni? 6 anni. 6 anni. E anche lei è uno dei cuccioli ospitati dal canile comunale di Fano. Uno dei tanti, sì. Ma come mai, secondo voi, ce ne sono così tanti ancora che attendono di essere adottati? Ma guarda, ti dirò, secondo me in canile ci sono anche dei cani che non sono più cuccioli, sono ormai grandi e credo che la gente sia un pochino più restia, a mio avviso ingiustamente, a adottare cani che non sono più cuccioli, che ormai hanno un'età anche un po' avanzata, ma in realtà ne vale davvero la pena. Anche se sono... Valencia è giovane, ha 6 anni, ci sono cani anche di 12-13 anni che comunque vale la pena adottare anche per regalare degli ultimi anni sereni al cane. Quindi un po' di tutte le età. Ci puoi dire qualche altro nome? Quanti anni hanno? Allora, Esther. Dunque aspetta, teniamo un attimo l'operatore così ce ne indichi uno ad uno. Un attimo che andiamo a ricercare, che stanno riprendendo tutti i cucciolini. Dunque, andiamo, ci indicano nomi e anche l'età dei cagnolini. Ci mettiamo qua. Ecco, questa come dicevamo è Valencia. Dunque, poi chi abbiamo? Abbiamo Esther che ha 11 anni, poi sì, lei, esatto, poi abbiamo Favola che anche lei ha 11 anni. È quella dietro? Sì, è proprio esatto, lei. Esatto, ok. Esatto, poi allora qua che vedo intorno, sono fuggiti tutti. Sono fuggiti, però diceva anche Simona, la presidente dell'associazione, che oggi ne avete portati diversi. È la prima volta che escono dal canile. È la prima volta che escono dal canile, esatto, sì. Credo sia una bellissima cosa anche per portarli fuori dalla realtà del canile un po' confinata. Certo. Là ai limiti della città e portarli qua, farli vedere da tutti perché sono molto belli, ne vale la pena. Sono forse anche un po' agitati oggi perché per la prima volta vedono tantissime persone. Esatto, sì, poi loro sono abituati a stare con più o meno gli stessi cani, comunque si conoscono tra loro, hanno affinità o meno con altri cani. Quindi hanno un buon rapporto. Questi sono cani nuovi, anche noi siamo un pochino... dobbiamo un pochino tenerli fermi e abbiamo un po' paura, però in realtà sono molto socievoli, quelli che abbiamo portato sono in
grado di stare in questo contesto. Bene, allora speriamo davvero che tanti fanesi si presentino al canile, perché se lo meritano. Certo, voglio se lo meritano. Grazie mille. Io proseguirei perché oltre agli animali presenti al canile ce ne sono in realtà tanti anche di dove? Di Fano? Di Fano, sì. Ecco, vestita da Arlecchino, cos'è? Una femmina? È un maschio, un si maschio. Chiama Poldo, il vestito lo cucino Arlecchino. Io. E l'ho truccato. Su misura. Riusciamo, signora, a farlo mostrare anche ai nostri telespettatori? Ecco, sì. Eccolo qua. Poldo si chiama? Buongiorno, Poldo. Ha un vestitino su misura cucito appunto dalla signora. Poldo, vieni qua. Ecco, guardiamo qua. Eccolo qua. È stato anche truccato. Comunque si sta divertendo, vediamo. Non si trova in difficoltà con l'abitino? No, per carità. Gliel'ho fatto molto comodo. Quanti anni ha? Ha 9 anni. Immagino che ormai è diventato parte integrante del suo nucleo familiare. È un bambino. Che cosa con sé? Che cosa si sente insomma di dire a tutti coloro che ancora non hanno un cane? Che lo devono adottare perché è una gran compagnia e danno tanto amore. Quindi cambia la vita. Praticamente è una cosa stupenda avere un cane in casa. Io avevo 2 cani. Tutte e 2 adottati, uno è morta, poverina, 26 di novembre, l'abbiamo dovuto sopprimere che aveva un tumore, ma ci manca in una maniera che è meglio non dirlo, non la chiudiamo il discorso perché ancora piangiamo. Però bisogna essere anche in grado di donare tanto amore sì, a loro. Sì, 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 il cane ti ricambia, se tu gli dai amore... Lui te ne offre il doppio. Benissimo, grazie mille, grazie. Dunque, sì, abbiamo già parlato prima con il sindaco, però prima c'era un bambino particolare, un bambino speciale. Chi era? Beh, un bravo cittadino che in realtà non è residente a Fano, è venuto dalla nonna perché aveva delle sue problematiche e quando ha visto la città mi ha scritto una lettera dove mi indicava alcune cose che non andavano, al che l'ho richiamato, ci siamo incontrati, mi ha parlato del carnevale e gli ho detto guarda, il sindaco ti fa una promessa, quando sarà il carnevale se mi cercherai andremo insieme e ti farò vedere il carnevale. Così è stato, questa mattina è venuto, è felicissimo e quindi sono contento anchio. Ecco, ma ci può dire 2 o 3 punti, 2 o 3 critiche che questo bambino ha fatto alla città, o perlomeno più che critiche, possibilità di migliorare. Sì, ma erano piccole attenzioni che riguardavano proprio i bambini, l'educazione delle persone, quindi tutte piccole cose che si possono fare con poco, che magari a noi sfuggono. Ma visto che siamo qua con gli animali, lancio una nuova idea. Poiché i cioccolatini fanno male agli animali, sì. Il prossimo anno alla mattina faremo il getto del biscotto, oh, così è il carnevale anche per loro, per cui non si può non dire che questo è un carnevale per tutti, veramente per tutti. Grazie ancora sindaco, comunque vi annuncio già che ci dovrebbe essere, occhio dietro che ci sono i cagnolini cuccioli, ci sono comunque, c'è una pasticceria, un forno qua che preparerà dei biscottini anche poi che verranno consegnati a questi cucciolini. Dunque, come potete vedere sono davvero tanti, non soltanto tanto quelli che sono ospitati nel canile, ma ci sono invece tante persone di Fano e non solo che hanno deciso di partecipare. Buongiorno. Buongiorno. Di dov'è lei? Di Fano. Di Fano. Come mai hai deciso di partecipare? Perché è una bellissima situazione, ho piacere di portare le mie cagnoline che le ho prese in canile e quindi visto che ci sono anche tutti i loro cugini, diciamo. Li hai presi qua a Fano? Allora lei viene dal Melampo. E lei invece dal canile di Iesi? Però? Sì, sì. Perché ha preso questa scelta? Perché mi sembra l'unica cosa da fare, nel senso che prendere un cane, comprare un cane non ha un senso. Ci sono tanti cani abbandonati che aspettano una famiglia e quindi è l'unica scelta da fare. Ha deciso anche di coprirli, sicuramente per ripararli un po' dal freddo. Un pochino, perché oggi è un po' freddo. Bene, grazie mille, buon proseguimento. È partita ufficialmente questa passeggiata, quindi ci dirigiamo verso l'Arco d'Augusto, dove ci sarà anche là un altro punto di ritrovo. Guardate un attimo qua alla mia destra perché c'è un altro cane mascherato che è bellissimo. Ciao! Ciao! Ma che cosa hai vestito? Spider-Man. Da Spider-Man. È bellissimo, quanti anni ha? 6. Sei di Fano? Sì, Fano. Come mai hai deciso di partecipare? Eh?
Perché mi piacciono i cani, i gatti, tutti gli animali. Lui è abituato ad uscire a passeggiare qua in giro per la città? Sempre, sempre. È sempre con noi. Grazie mille, ciao, ciao. Ma non ci sono soltanto quelli a piedi, perché vediamo anche addirittura un carrettino. Ma è un principe! È una principessa. Una principessa! Sì. Così sicuramente starà il caldo. Ha una certa età, hanno bisogno delle loro comodità. Giustissimo. Di dov'è lei, signora? Di Fano, sto qui vicino. Anche lei con una maschera indossata. Certo, io sono una gatta e lei è una cagna. Senta, ma ci racconti, lei ha sempre partecipato al carnevale di Fano? Sì, da sempre, sì, sì. Quest'anno con la compagnia anche, con questi qua. Sennò quindi è una bella iniziativa? È una bella iniziativa, dovrebbero arricchirla con qualcosa di più culturale, di più profondo, non solo la mascherata, direi. Quindi un consiglio all'amministrazione, anche se in realtà quest'anno hanno puntato tanto anche sulla cultura. Le scuole, una volta lo facevano, io sono andata a scuola quasi 40 anni, quindi lo so. Ecco. Quindi vede un po', nota questa differenza nel corso degli anni. Sì, sì. Non bisogna scendere troppo sotto, sennò dopo perdiamo il filo. Senta, ma ci dica come si chiama la sua cucciolina? Si chiama Shell, perché l'abbiamo trovata abbandonata in un distributore di benzina. Allora l'ho chiamata Shell. E avete deciso di prenderla immediatamente? 13 anni che ce l'abbiamo. 13 anni? Sì, sì, sì. Ma secondo lei come mai ancora si può avere il coraggio di abbandonare un animale ricordiamo è un essere vivente, una creatura che ha bisogno di affetto e lei ha deciso di prenderla con sé e di donarglielo questo affetto? Certo, perché l'uomo è il peggiore animale che esiste sulla terra, per me. Io questo. Quindi hanno tanto da insegnarci loro. Direi di sì. Grazie mille, buon proseguimento. Dunque, se ci spostiamo un attimo qua, potete vedere, questi sono i nuovi prendigetto. Ecco, quindi mi raccomando, acquistateli. Sono stati disegnati da Paolo De Signore, una nuova edizione. Qual è il prezzo? 2,50 euro. Ecco, con 2,50 euro sicuramente riuscite a non creare... Come? Ok, lo tiriamo su. In questo modo non vengono utilizzati gli ombrelli che sono assolutamente pericolosi per tutti, soprattutto anche per i bambini. Ecco qua ci sono dei buchi dove poter inserire, guardate, eccolo qua, dove poter inserire le dita e da qui si prenderanno questi quintali di dolciumi che verranno lanciati oggi pomeriggio, mi raccomando alle 15 dopo i tre botti tradizionali partiranno queste sfilate. Oltre a questo sono venduti anche i biglietti della lotteria. Questi a quanto sono venduti? 2,50 euro lo stesso. Bene. Una parte andrà ed è dedicata alla solidarietà perché vengono poi dati, donati alle varie associazioni di Fano e non solo, che sicuramente hanno bisogno di un supporto. Assolutamente sì, noi siamo Amore per la Vita, ci occupiamo delle adozioni dei bambini in India e li stiamo aiutando concretamente fino adesso, in tempo 2 anni. Siamo riusciti a far costruire una scuola e non solo, anche gli autobus a disposizione. Sicuramente chi farà questa opera di bene sarà ben ripagato. Grazie mille. Come potete vedere questo è anche il nuovo simbolo del Carnevale di Fano 2015, una mascherina composta dalle caramelle, una maschera sotto e un naso rosso da pagliaccio, proprio simbolo del divertimento del Carnevale di Fano. Dunque io direi di proseguire perché giustamente ancora ci sono tutti i cuccioli che si stanno dirigendo giù verso l'Arco d'Augusto dove c'è il secondo ritrovo. Intanto continua anche il Carnevale dei Nonni dove ci sono gli anziani non solo di Sassonia come avete visto questa mattina e quelli di Famiglianova, ma ci sono anche gli ospiti invece dell'associazione Genitori Oggi di Montegranaro e ci sono anche gli anziani di Bellocchi, per cui tantissimi che questa mattina hanno deciso di partecipare e di creare un momento di aggregazione, di divertimento. Guardate questo qua, torniamo al Carnevale degli Animali, quanto è bello, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama lei e lui? Io Lucia, lei e Macchia, è una due femminucce. Sì. Quanto è grossa? Tantissimo. 75 kg. Però? Quanti anni ha? Ha 5 anni ed è sua però, perché è il suo regalo di compleanno e lui è il suo padrone. È stata una sorpresa o hai chiesto tu di avere un cagnolino? Veramente lo volevo. Ecco, e poi finalmente è arrivato. Quando te l'hanno regalato, qual è stata la tua prima reazione? Ero sorpreso. Sorpreso, però immagino felice. Sì.
come era grossa quando era nata. Quando ce l'hanno portata era così. Pesava 5 kg. Cucciolina, dove abitate? A Cucurano. Avete uno spazio in cui lei può correre? 2000 metri di giardino e lei sta libera di scorrere. Diverte sicuramente. Sì, 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 sì. Se no non era possibile tenere un cane di simili dimensioni. Dunque ricordiamo anche che in realtà quando si decide di adottare un cane ci sono anche tante le responsabilità da dover mantenere. Bisogna valutare un sacco di aspetti, il tempo anche, lei, se noi siamo fuori tutto il giorno comunque lei ne soffre perché è un cane che ha bisogno di compagnia, non può essere lasciata sola tutto il giorno, ci vuole uno spazio adeguato, delle cure adeguate perché comunque sono cani che hanno bisogno di un'alimentazione corretta, hanno bisogno di cure, di controlli periodici, quindi ci vuole un po' di attenzione quando si sceglie un animale in base anche alle proprie esigenze. Assolutamente, in base alle sue esigenze credo che mangi anche tanto. Sì, siamo dai 700 grammi a oltre, adesso però... poi in inverno insomma. Che cosa mangia? Crocchette oppure anche cibo, magari avanzi? No, crocchette, se mangia gli avanzi perché è golosa e poi viene spontaneo, però poi dopo soffre, le vengono le dermatiti e quindi poi è peggio. Bisogna prestare molta attenzione. Grazie mille, arrivederci, salve. Proseguiamo qua perché ovviamente ci sono cani di tutte le razze, cani anche vestiti in modo diverso. Ciao. Ciao. Chi hai portato con te oggi? Lola. Si chiama Lola e quanti anni ha? Un anno e mezzo. È vestita, anche lei ha una copertina, un po' di tulle, quindi sicuramente starà più calda ed è anche bellissima. Sì. Proseguite anche voi con la passeggiata? Benissimo, ciao, ci vediamo dopo, ciao. Anche lei signora? Anche se non siamo bardati per il carnevale, va bene lo stesso insomma. Assolutamente sì, assolutamente. Come si chiama? Sheila. Sheila. È giovane? Ha 7 anni. 7 anni? Sì, sì, è un cane splendido, meraviglioso. Quindi insomma consiglia alle persone di prendere un cane con sé? Sicuramente sì, perché un animale è una cosa importantissima nella vita di una persona, riesce a dare molto più degli umani, devo essere sincera. È vero, è un rapporto bellissimo, veramente. Grazie mille, buon proseguimento. Voi, salve, lavoro. Salve, arrivederci. Dunque, dicevamo che non ci sono soltanto cagnolini perché c'è anche un micetto. Gatto, guarda, è l'unico di tutto. È l'unico gatto, quindi merito di essere ripreso. E anzi, volevo dire a quelli della Melampo, l'ho detto alla Simona, che il prossimo anno si devono organizzare per portare anche i gatti. Io nella mente ce l'ho un'idea. Io l'idea ce l'ho, capito? Esatto, perché ricordiamo ai nostri telespettatori che l'associazione Melampo gestisce non soltanto il canile ma anche il gattile. I gatti, io l'idea di come portarli ce l'ho. Sì. Grazie. Allora poi lo proporrà l'associazione. Guarda quanto mi piace. Anche quindi segue sempre Fano TV, signora? Segue Fano TV? Magari. Io... Dai. Anche lei la segue? Sì. Riprendimi col gatto. Il gatto che si chiama Pallino, come potete leggere qua sulla sua gabbietta. Bene, e il prendigetto, vedete, bravissimi, avete acquistato anche il prendigetto. Quindi niente ombrelli quest'anno. Niente ombrelli, mai portati gli ombrelli. Sono innamorata di voi! Arrivederci, buon divertimento, salve. Come vedete appunto quello era l'unico micetto presente qua in Viale Gramsci. Oh, anche lui è stupendo, come si chiama? Eschi. Ed è un Alaska Malamute. Sì. L'ha preso qua a Fano? Sì. Quanti anni ha? 8. 8? Però. Ecco, anche loro hanno bisogno di tanta attenzione, soprattutto immagino che quando fa il bagnetto ci impieghi tanto tempo. Beh, abbastanza, sì. È morbidissimo. Siete di Fano voi? Sì. Quindi di qua. Che cosa ne pensate di questa iniziativa che ha intrapreso l'ente carnevalesca? Che è positiva, è una bella cosa. Soprattutto perché dà la possibilità a chi vuol conoscere e vuole bene agli animali di poterli adottare, quindi è una cosa positiva. Ecco, lui è abituato invece a passeggiare per il centro storico di Fano? Sì. Lo porta anche al mare? No, al mare no. Anche perché se fa il bagno poi ci impiega un po' ad asciugarsi. Sì, no, più che altro per i parassiti, queste cose qua. Ed è pericoloso. Sì. Bene, buon proseguimento anche a voi, arrivederci. Dunque, animali mascherati, bambini vestiti, tante persone che poi oggi pomeriggio si raduneranno nuovamente qua in Viale Gramsci
perché il 15 appunto continuerà e proseguirà il carnevale. Come vi abbiamo mostrato anche nei servizi di Occhio alla Notizia nei giorni precedenti, mi raccomando, portate con voi sempre anche il sacchettino per raccogliere gli escrementi dei cani. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Alessandro. Alessandro, ed ha una caramellina sopra. Sì, è una caramellina, non ho voluto esagerare. Quindi simbolo del carnevale, basta poco. Del carnevale, esattamente, sì. Bene, un buon divertimento. Sono davvero tanti questa mattina, però come dicevamo ci sono anche... Ah, gli amici di Fano TV sicuramente lo conoscono. E visto che il carnevale è anche risata, guardate un po' chi c'è qua a fianco a me. Buongiorno. Bello, a me piace molto il carnevale di Ivrea, perché si tirano molte arance e aspetto oggi di tirare le arance dai palchi. Ho portato anche un casco perché so che fanno molto male. E le arance perugina, no? Ci sono oggi. Non tiro le arance. Daniele Santinelli del Stanco Sanzo Show. Mi hanno detto che ieri sera avete fatto un gran successone, perché c'è stata la prima di Non Aprite, quella sporta al teatro. Sì. E mi hanno detto che il teatro era affollato, era pienissimo, sì. Quindi è andata bene. C'erano tre persone ieri sera, è stato bellissimo. Era veramente bellissimo, queste tre persone hanno riso tantissimo. No, era tutto pieno. Ieri era, allora, Preziosi, sapete chi è Preziosi, famoso? Ha fatto 490 persone. Il Stanco Sanzo Show 590, record stagionale! Non era mai successo! Record! Meglio di Preziosi, ma Preziosi! Senti, ma come mai oggi questa parrucca, questi capelli così sinuosi? Guardate. Perché tornano gli anni 70, tornano, e io ho visto lei, i suoi capelli, mi piacevano e ho detto perché no? Perché non farli uguali? Sono andato alla parrucchiera e ho detto come lei, io voglio come Lanzonghetti. E i coriandoli, che non mancano mai al carnevale. Ecco, no. Questi sono gli scherzi, quelli davvero che si possono apprezzare. Sì. Io poi ho le bombolette spray, che sono vietate. Ecco, non le bombolette. Sono pieno di bombolette spray, chi le vuole venga da me e ho le bombolette. Non è vero, voi ce le avete le bombolette? No. No, non ce li avete. Grazie Daniele, grazie. Da che cosa siete vestite? Da principesse oggi? Sì. Come ti chiami? Carlotta. Un vestito bellissimo, ma ti vesti tutti gli anni? Ti mascheri ogni anno al carnevale? Sì. Ecco, invece quello lì cos'è? Un fiocchettino sopra la faccia? E anche le tue amichette sono mascherate? Come si chiamano? Dici anche i loro nomi. Lei Sofia. L'altra io non lo so, è la sua cuginetta. È la sua cuginetta. Vi state divertendo? E poi oggi pomeriggio venite qua al carnevale a prendere le caramelle? Sì. Buone. Che cosa ti piace di più, la caramella o il cioccolatino? Tutte noi. Tutto, quindi si prende tutto. Mi sa che ci saranno anche tantissime caramelle, cioccolati che pioveranno dal cielo, quindi sarete pronti a prenderle? Sì. Va bene. Ciao. Buon divertimento, ciao. Dunque, proseguiamo, perché ci sono anche qua tante principesse. Come ti chiami? Noemi. Noemi, guardiamo il vestitino. Wow, che bello. Quindi anche tu una principessa. Sì. Bello. Hai deciso tu da che cosa vestirti? Sì. E tua mamma invece ha accettato assolutamente. Ah, per forza, tanto comanda lei, quindi per forza di cose. Vestiamoci che è molto freddo. Esatto, oggi è un po' freddino. Come ti chiami? Noemi. Noemi, vero, già me l'hai. Quanti anni hai? Sette. Sette anni. Oggi pomeriggio poi parteciperete alla sfilata dei carri allegorici. Per forza, per sì. Forza. Sempre perché decide lei. Comanda lei, quindi per forza. Benissimo. Ciao, ci vediamo oggi pomeriggio allora. Ciao, ciao Noemi, ciao. Ok, continuiamo e andiamo verso l'Arco d'Augusto, dove ci stanno aspettando tutti gli amici a quattro zampe. Come vedete già ci sono tantissime persone e bambini mascherati. Anche la signora ha mascherato suo figlio. Ah, non è con lei, bene. Quindi abbiamo anche qua delle coccinelle, vedete passeggiare tantissimi cagnolini, non solo del canile comunale, ma ci sono anche proprio persone da Fano e non solo, che sono giunti qua con il proprio amico a quattro zampe per farlo divertire un po'. Ecco, guardate, vedete quanti coriandoli, quante stelle filanti. Questi sono il simbolo del carnevale. Mi raccomando, non acquistate bombolette spray. Proseguiamo. Buongiorno. Come si chiama lui? Aldo. Aldo, quanti anni ha? Cinque. Ah, è un basset town. Un basset town.
Hai deciso di non mascherarlo, però comunque di portarlo al carnevale animal friendly. Sì, già penso che sia già buffo di suo, che non abbia bisogno di ulteriori abbellimenti. Dai. Raccontiamo anche a casa, anche se lo possono vedere, quali caratteristiche ha? È un cane molto tranquillo, mio babbo dice sempre che è un cane per i malati di cuore, perché è proprio tranquillo. È pacifico. Sì, sì, buono, anzi fifone, a casa il gatto gli fa gli agguati, lui fugge, è proprio di indole buonissima, perciò... Tiene compagnia. Sì, sì, assolutamente, è proprio buffo anche proprio per l'umore, sono un po' giù, ti risolleva. E tira sul morale, grazie mille. Buongiorno, buongiorno. Salve, buongiorno. Come si chiama? Mi chiamo Paolo. E invece lei o lui? Lui, Chucky, Chucky. Che razza è? È un Golden Retriever e facciamo parte dell'associazione K9 qui di Fano, quindi stiamo dando un po' testimonianza anche alla nobile iniziativa del canile. Raccontiamo anche a tutti i nostri telespettatori, anche se in realtà abbiamo avuto occasione di intervistarvi più volte, che cosa fa l'associazione, quindi qual è il suo obiettivo? Allora, il K9 è l'associazione che addestra i cani per il soccorso nautico. La nostra attività si svolge d'inverno per delle attività di educazione di base e d'estate, iniziando da aprile fino a luglio, lavoriamo in acqua addestrando i nostri cani al salvataggio. Infatti ricordiamo che non soltanto sono utili, diciamo così, per la compagnia, perché i nostri amici quattro zampe possono salvarci la vita, possono aiutare le persone in difficoltà e con delle disabilità. Quindi grazie e complimenti, grazie per il lavoro che svolgete. Grazie a voi per lo spazio che ci avete dato, grazie mille. Dunque, proseguiamo. Allora, io credo che molti fanesi abbiano visto il film Gli Sbancati, il primo film in dialetto fanese a cui hanno partecipato tantissime compagnie dialettali, ed Harry Secchiaroli è il regista. Buongiorno Harry, anche tu buongiorno con il tuo cane. Buongiorno, sì, sempre. Poi io con la mia ragazza Serena siamo sempre in prima linea con i cani, quindi... Poi tra l'altro con Gli Sbancati adesso stiamo facendo un'iniziativa via Maddoni, Quansi Stupid... presa proprio dal film, quindi sempre in prima linea. La frase che è rimasta impressa a tutti. Sì, esatto. Quansi Stupid. Esatto. L'abbiamo sfruttata in tutti i modi e abbiamo fatto una maglietta adesso che uscirà presto, che il ricavato andrà alla Melampo e quindi speriamo che tutti se la prendano. Ecco, ricordiamo che la Melampo è proprio l'associazione che gestisce il canile, quindi complimenti per questa iniziativa di solidarietà. E invece lui o lei? Lei, Brenda, un Golden Retriever. Che si sta anche lei allenando come cane di salvataggio con l'associazione K9, di cui Serena è presidente. Sempre in prima linea con i cani, sempre. Bene, grazie mille. Grazie, ciao Brenda, ciao. Proseguiamo qua perché, Ilario, un ragnetto. Guardate che carino, buongiorno. Ragnetto, buongiorno. Chi ha portato oggi? Un ragnetto, il cane ragno. Il cane ragno, ma l'ha creato lei oppure l'abbiamo sì? L'ho fatto fare su misura da una sarta. Sì, proprio per questa occasione. Di Ancona, proprio per questa occasione. È un maschio e una femmina? Una femmina, si chiama una Lola. Femminuccia. Quanti anni ha? Due. Quindi è giovanissima. È giovanissima, si deve divertire insieme ai suoi padroncini oggi. E si trova bene anche in compagnia di tanti altri animali. Sì, sì, lei è socievole con tutti, l'abbiamo abituata fin da piccola e quindi va d'accordo con tutti i cani. Sì, sì, cani, bambini, persone. Il cane deve essere da compagnia, così deve essere. Ciao mamma! Grazie, arrivederci. Ciao, tu invece ti sei truccato? Sì. Benissimo, quindi che cosa fai con questo fucile? Sei pronto? Un guerriero? Sì. Ci sarà anche oggi pomeriggio alle sfilate del carnevale? Sì. Ma sei pronto a raccogliere tutte queste caramelle? Sì. E voi lo aiuterete a raccogliere le caramelle oggi pomeriggio? Le mangiate? Li mangi i cioccolatini? Sì. Sì, sono buoni? E quindi oggi pomeriggio sei pronto a prendere il più possibile? Sì. Sì. Un altro guerriero. Ciao, voi oggi parteciperete al carnevale? Sì. Però non vi siete mascherate, è nascosto sotto, giustamente è freddo, però vedete qua un po' di pizzo che fuoriesce, anche queste bimbe sono mascherate. Ciao, come ti chiami? Stefano. Ti piace il carnevale? Sì, molto. Sì? Partecipi tutti gli anni? Sì. Tua mamma ci suggerisce, ci devi raccontare qualcosa, cosa ci devi dire? Abbiamo preso anche noi un cane, lui. Ah, faccelo vedere, presentacelo, come si chiama? Elio. Elio. Dove l'avete preso? Al canile?
al canile Melampo, appunto proprio l'associazione che questa mattina è presente qua con i suoi cuccioli. Ciao Elio, ciao, ciao, che bello. Quanti anni ha? Uno. Un anno. Sì. Quindi è piccolissimo. Chi ha deciso di prendere questo cagnolino? Tutti. Tutti insieme, quindi di comune accordo. Ecco, che cosa vi dà, che cosa ha cambiato nella vostra vita avere un cane? No, noi l'abbiamo sempre avuto un cane, sempre. E adesso abbiamo deciso di prendere lui ed è bellissimo, ed è bellissimo. Mi sembra anche molto sveglio, quindi riuscite a giocarci tutti i giorni. Sì, sì. Ecco, vedete? È molto molto attivo. Guardate che cosa ha la signora, eccolo qua, questo è il solito... perché è un po' agitato Elio. Dove ci sono i sacchettini per raccogliere gli escrementi? Siccome questa mattina sono davvero tanti i cani, mi raccomando, fatelo. Una buona educazione. Torniamo qua, perché dovete sapere che anche la protezione civile è assolutamente un punto molto importante di questo carnevale di Fano. Buongiorno. Buongiorno. Anche voi con i cani? Sì, sì, partecipiamo anche noi con i cani. Sì. E spiliamo. Facciamo la sfilata con tutti i cani nostri della protezione civile di salvataggio in mare K9. Come si chiama lui? Aira, una femminuccia. Una femmina? Sì. Quanti anni ha? 4 anni e mezzo. Ecco, ma come si riesce? Immagino non sia facile addestrare un cane a riuscire a salvare le persone. È molto impegnativo, bisogna stare molto appresso ai nostri amici quattro zampe. E ci abbiamo un addestramento di ogni settimana, al sabato pomeriggio. Ci incontriamo, facciamo addestramento di base, più d'estate ci addestriamo al mare, ci addestriamo. Quindi è un lavoro, un impegno. Sì, faticoso sia per il conduttore che per i nostri amici quattro zampe. Però sicuramente è un lavoro che ripaga. Sì, sì, ripaga molto. Bene. Sì, sì. Grazie mille, ciao, ciao. Proseguiamo anche da questa parte, andiamo a vedere quali sono gli altri nostri amici animali. Ecco, ce n'è uno qua che sta giù, è pronto, in agguato, sta cercando una cagnolina. Che sta cercando? Probabilmente. Può essere. Come si chiama? Si chiama Aaron. Harold? Quanti Aaron. Anni ha? Aaron. Quasi 2 anni. 2 anni. Sì. È bello sveglio. Sì, molto, molto. E tira pure. Molto interessato qui. Guardate, guardate, là ci sono 2 cagnolini che stanno giocando proprio in questo momento. Guardate quanto sono belli, meravigliosi. Ecco, di cui uno è di Harry Secchiaroli, invece il suo che razza è? È un Golden Retriever. Ecco. Vedo che si stanno abituando, stanno giocando insieme. Sì, sì, giocano sempre, basta che trovano qualcuno da giocare, sì, sono molto socievoli. Si stanno di compagnia. Sì, veramente sì. Quanti anni ha? 20 mesi. 20 mesi? Sì. Giovanissimo. Sì. Come mai hai deciso di prenderlo? Beh, mio figlio, dai e dai, ci è riuscito. Ci è riuscito a prendere. No, praticamente, chi lo bada più di tutto sono certo, io. Certo, però ne vale la pena. Sì, sì, no, danno sicuramente da fare, però danno anche soddisfazione. Ecco, grazie mille. Guardate invece quella cagnolina giù in fondo come è stata bindata, acconciata da questa signora che ha deciso di mascherare la sua cagnolina. Sì. L'anno scorso ha vinto il premio. Ha vinto il premio? Quale premio? Il gruppo della brasiliana, aveva anche le gambine così. Oh, carinissima, guardate, qua ha preparato anche quello per coprire le zampine. Le zampine che vanno alla mela. Dai, oggi così. Eccolo qua. Eccola qua. Quanti anni ha? Combattente. 3 anni. Ma lo ha realizzato lei il vestito? Sì, lui mi conosce, abbiamo fatto le commedie con te. Mi ricordi a Casa Serena? Ah, ecco, ecco, ecco. Così. Quindi lei pezzo per pezzo ha cucito questo abitino, su misura. Tutti avanzi di rete, mandarini, le reti che si buttano. Ci basta poco, no? Dei pezzi cuciti insieme, si crea un vestitino. E ci sono anche delle campanelline, guardate qua, ecco. Poi l'hanno fatto un passeggino dentro, che non pensavano che era un cane, pensavo che era un bambino. Ecco. E l'ha presentata una brasiliana, lei proprio, era bellissima. Benissimo. Bene, la riprenda con sé. Buon divertimento, che qua il cappellino, giustamente, non manca nulla. Quindi una maschera perfetta, un abitino completo. Grazie mille, buon divertimento. Proseguiamo ancora da questa parte, andiamo a conoscere altri nostri amici animali. Quelli che vedete esattamente con quel cappottino significa che sono gli animali del canile
di fan, appunto, come riconoscimento. Ciao, ciao, ciao. Come si chiama? Mowgli. Ecco, vedi, quindi ognuno sopra il nome cucito, quindi anche lui fa parte del canile. È senza una gamba. È senza una gambina. C'è stato, ha subito un incidente, un'amputazione. Sono sotto una macchina. E adesso è in cerca di un po' di affetto. Sembra che sia stato adottato. Ah sì? Sembra, dopo le voci. L'importante è che ce l'ha fatta, ha avuto tanta forza, quindi oggi può essere presente qua al carnevale. È vero, sì sì. Ecco, mi raccomando, adottate questi cuccioli perché hanno davvero bisogno di affetto. Andiamo a conoscere ancora qualche altro cucciolo. Quante qua, quanti ce ne sono? Sono davvero tanti. Addirittura si annusano, si baciano, si divertono. Guardate, guardate. Io vorrei chiudere qui con questa immagine meravigliosa. Mi raccomando, vi aspettiamo oggi pomeriggio in Viale Gramsci dalle 15 in poi. Vi salutiamo qua dal Pincio di Fano. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci oggi pomeriggio.